La clip iniziale con le squadre schierate, questo è il Cosenza con Franza, Rapisarda, Douglas e Provenzano che sono gli under, tridente offensivo con Tedesco e Alassani, ma questo è il gol lampo del Noto che riesce a battere Franza con Iannelli, difesa poco reattiva per il Cosenza, Cosenza che parte malissimo ma pareggia su questo corner con l'incornata di Aniello Parisi che trova subito il pari, siamo al settimo minuto ma il momentaccio del Cosenza non è finito perché gli ospiti creano ancora problemi, esce Alassani per una distorsione, entra Caputo, Antonio, classe 91, ma continua il Noto a creare pericoli per Franza, questa era un'azione molto pericolosa di Scarpitta e il Cosenza che si sveglia con questo tiro di Adriano Fiore che viene però deviato in corner dopo l'assist di Provenzano e il tentativo di Caputo. Eccolo lo scambio bellissimo da manuale fra Mociaro e Tedesco, e Mociaro che batte Farò per il gol del sorpasso del Cosenza che avrebbe anche l'occasione per triplicare, ma Tedesco, come vedete, è molto frettoloso e non trova lo specchio. Siamo ancora dalle parti del Cosenza, ma questa volta è una sgomitata fra Itri e Tedesco, ne ha le spese Itri che viene visto, beccato dall'arbitro che lo manda via, quindi è noto che giocherà tutto il secondo tempo, iniziato con questo calcio di punizione di Mociaro, in inferiorità numerica. Esce anche Romano, vittima di un virus intestinale in settimana, e il Noto si fa vedere ancora in area di rigore, creando qualche problema. Parisi deve fare gli straordinari, ma arriva per fortuna il 3-1 con Caputo che lancia Mociaro, che fa tutto bene, salta anche un avversario e poi mette alla sinistra di Farò per la sua doppietta personale. E il 3-1 che chiude il match. Non finisce però qui con le reti, perché Tedesco fa un sombrero, poi un colpo di tacco liberando Mociaro, arriva il fallo di Agoglia, puntuale Agoglia che viene sanzionato col calcio di rigore, poi dà questo colpo di petto all'arbitro che non gradisce e lo manda fuori. Noto che chiude in 9, partita virtualmente chiusa, Tedesco segna la sua prima rete in rossoblu sul calcio di rigore, riceve il ringraziamento, anzi ringrazia Mociaro che gliel'ha consentito, e poi si va tutti sotto la curva Bergamini a esultare per questi 3 punti che seguono a quelli conquistati a Caltanissetta. Dunque Cosenza che risale posizioni in classifica e nella prossima settimana giocherà contro l'Acri, Acri che ha preso una vera batosta sul campo di Noliotta di Licata. Vediamo il servizio con un tiscione stratosferico. Un Licata che gioca bene sin dal primo minuto, aggressivo, carico e motivato. Dopo solo 2 minuti si rende pericoloso in area di rigore con un tiro di Rosella che termina alto. Passano neanche 3 minuti ed arriva la prima rete. Rico Bono da centrocampo attraversa tutta la fascia destra, crossa al centro dell'area, intercetta il pallone Tiscione che la mette dentro portando in vantaggio la squadra di casa. I gialloblu continuano a pressare e a creare, al minuto 16° e di nuovo gol. Filippo Tiscione batte una punizione dalla distanza, il portiere respinge in prima battuta la sfera ma non la trattiene. Ad approfittarne è Rosella che la riceve sui piedi ed insacca. Un solo minuto dopo arriva la rete del 3-0 a firma di Filippo Tiscione con un eurogol. Da destra riceve dal letto e calcia di potenza un pallone in diagonale imprendibile per Di Iuri che si tuffa in vano. Dopo i primi 20 minuti di alto livello, il Licata accusa un po' di stanchezza. Un calo fisiologico permette agli ospiti di avanzare e provare a rimettersi in partita. Al 27° è Zumo ad essere impegnato da un tiro di Sergi. Il gol calabro però arriva al 29°. Galantucci batte una punizione dal limite dell'area. La barriera la intercetta e la palla termina dentro. Il resto del primo tempo trascorre con batti e ribatti tra le due formazioni, così come anche l'inizio della ripresa. Il Licata amministra il risultato e l'Acri, alquanto spaesato, non riesce ad entrare veramente in partita. Le emozioni tornano forti alla mezz'ora. Al minuto 24° della ripresa un tiro cross di Rico Bono fa sussultare il portiere ospite. Pochi secondi dopo a colpire a fondare Di Iuri è Scopelliti che riceve da Armenio, autore di una cavalcata dalla difesa, e dalla sinistra calcia un pallone sul quale nulla può il guardiapali dell'Acri. 10 minuti dopo arriva la cinquina, marcatore Marco Saluto che ferma un cross in aria di Filippo Tiscione, punta il portiere ed insacca. Nei minuti finali da segnalare l'espulsione con rosso diretto per Viteritti che atterra da dietro Filippo Tiscione, di certo il migliore in campo tra le fila del Licata.